Ciao a tutti! Allora, questo è il video dove vi mostro casa mia, finalmente lo posso dire. Però, allora, premetto che questo video è stato registrato in 2 giorni diversi, perché poi ho dovuto stoppare il video, quindi l'ho ripreso un altro giorno e questo è un altro giorno ancora, perché nel montaggio mi sono resa conto che in pratica non c'era questa parte qui, l'intro del video, e quindi lo sto facendo ora. Vabbè, lasciate stare, voi prendetelo come un unico video. E niente, vi lascio subito al video e vi mostro casa mia. Ciao! Questa è l'entrata, ovviamente c'è la porta. E poi si entra da qui, dietro di me questa è l'entrata, e si entra da qui. Mo, scusate le cose in giro, però ovviamente sto facendo il trasloco, quindi ci sono le scale qui, altre scale qui. In pratica questo è quello che si vede dietro. In pratica, qui dietro c'è l'entrata, qui c'è un garage, però che non abbiamo affittato noi. Poi continuiamo a salire e c'è un'altra scala per salire e qui c'è l'appartamento. In pratica dietro di me ci sono le rampe di scala. Poi sopra, dietro di me c'è l'appartamento, sopra si sale queste altre scale per salire poi sulla terrazza. Allora, qui c'è la porta. Vi metto la mano perché c'è mio nipotino che sta dormendo. Quindi poi si entra in casa e questo è quello che si vede. Qui c'è l'ingresso abbastanza grande, poi c'è il balcone. Poi ritorniamo dentro e qui c'è il salotto che ora è pieno di scatole, di mobili. E lì c'è l'altra porta dove si esce nello stesso balcone dell'ingresso. Poi torniamo sull'ingresso, giriamo, faccio veloce perché c'è il bambino e questo è il corridoio. Si va dal corridoio qui. E questa è la cucina che ora stanno montando mio marito e mio cognato. Qui c'è anche il camino e qui c'è un balconcino piccolino e qua c'è la finestra che è la stanza di mio figlio Marco. Torniamo al corridoio. Di nuovo qui ho dovuto stoppare il video, questo è un altro giorno, forse 2 giorni dopo, comunque. Questa è la cucina, questo è il corridoio e andando a sinistra troviamo il bagno e uno sgabuzzino con 3 mensole, abbastanza, cioè non direi abbastanza, enorme direi. Perché lo sgabuzzino che avevo in Germania era proprio minuscolo, mi c'entrava solamente la lavatrice, e, no, la lavatrice, scusate, l'aspirapolvere e altre cosucce. Invece qui ha voglia di mettere cose. Poi di qua c'è il bagno, che diciamo è il bagno più piccolo, ma scusate il casino, tutto lo schifo a terra, ma lo sto pulendo. E, qui c'è una finestra e io il bagno con la finestra in Germania non ce l'avevo. E qui c'è una doccia. Piccolino, il bidet, la tazza del bagno e il lavandino. Qui ora lo sto pulendo con il vapore, anche eccolo qua, per disinfettarlo tutto perché mio marito, se faccio in tempo, mi deve montare la lavatrice in questo bagno. Allora, tornando indietro, qui c'è lo sgabuzzino, qui c'è una finestra. Poi sto di nuovo nel corridoio, in questa casa ci si perde. Questa è la cucina, questo è di nuovo il corridoio, quindi di qua c'è il bagno e lo sgabuzzino. Poi andiamo avanti nel corridoio, qui c'è un'altra finestra. E qui vabbè ci sono mobili, questi sono i mobili della padrona di casa che se deve venirla a prendere. C'è una scrivania, un comodino, questo è il mio comò che non vedo l'ora di mettere nella mia stanza. Poi qui c'è un altro bagno, questo è il bagno più grande.
è molto molto grande e troviamo il lavandino, il bidet, la tazza e la vasca da bagno e qui c'è un'altra finestra che affacciandosi ci si vede la finestra dell'altro bagno. Poi c'è anche i termosifoni. Poi ritorniamo in corridoio. Qua troviamo la stanza delle femminucce di Miriam e Vittoria, è grandissima rispetto a quella che avevano in Germania, e anche con la finestra. Poi di fronte alla stanza delle femminucce c'è la stanza del maschietto Marco. Queste sono tutte cose della padrona di casa che se le deve venire a prendere. Ed è così, la stanza è abbastanza grande anche questa, contando che è comunque solo. Quindi è enorme per lui e lì troviamo una finestra che affacciandosi si vede il balcone della cucina. Poi torniamo qui nel corridoio, questa è la stanza delle femminucce e qui troviamo la mia stanza da letto. Ora, scusate le birre. Abbiamo montato l'armadio, quello che avevo in Germania. E il letto ora devo pulirlo perché come vedete fa veramente schifo. Oddio, sembra giallo, ma non è giallo. È un po' zozzo, vabbè. E qui trovate me con i guanti che stavo pulendo il bagno, nell'altra mano non ce l'ho. E poi qui c'è un balcone. Nella mia stanza da letto c'è un balcone piccolino, però si sta bene. E qui si trova la stanza delle femminucce. Che stavo dicendo? Allora, questa volevo darla alle femminucce perché è più grande, questa è la stanza più grande di tutte, mi sa. Però, visto che c'è il balcone, visto che mia figlia Vittoria è un po' pazzerella, ho detto meglio evitare, anche se sta cosa che il balcone comunica con la finestra non mi piace tanto, devo trovare qualche soluzione perché ho paura che scavalca e va sul balcone. Non lo so, devo vedere, magari metto una zanzariera di quelle fisse così poi non potrà uscire. E niente, questa è la mia, non dico casuccia perché è abbastanza grande. E qui, oddio, qui ci sono tutte le scatole. E niente, l'altro giorno ho comprato quel quadro bellissimo che devo appendere in cucina. Il quadro lo voglio appendere qui dietro perché qui in pratica non verrà niente perché abbiamo montato la cucina. Lì verrà il frigorifero, lì c'è il balcone, qui in mezzo verrà il tavolo, poi da questa parte verrà la televisione perché non so se vi ricordate io la televisione quella grandissima 55 pollici. E la appenderemo al muro. Quindi quel muro sarà occupato dalla televisione, questo dalla cucina, questo dal frigorifero, poi lì c'è il camino. Questo muro rimarrà vuoto perché non ho voglia di mettere mobili e quindi ho voluto comprare quel quadro per metterlo là. Avrei preferito che il quadro fosse un po' più grande, però non c'era, era anche l'unico. E quindi me lo sono preso comunque, poi vedrò comunque se voglio cambiare o se ne trovo un altro più grande, non lo so. Comunque, questa è la mia casa, molto molto bella. C'è chi mi ha detto ne valsa la pena aspettare, effettivamente ne valsa la pena perché adesso mi ritrovo con una casa stupenda. E anzi, non vi ho mostrato il sopra. Allora, sto all'entrata, questa è l'entrata, andando fuori dall'appartamento di qua si scende e da qui si sale. C'è queste scale, poi ci sono queste altre scale. Giriamo e ci sono queste altre scale. Qui c'è uno spazietto per mettere, non lo so, magari le cose che non servono, non lo so, ma no, ho lo sgabuzzino enorme, anche se mia figlia ha avuto l'idea di. Mia figlia, no, mia sorella me l'ha detto, ha detto perché non ti fai nello sgabuzzino il tuo studio, visto che qua non posso avere lo studio, no? Che, ok, la casa è grandissima, però le stanze quelle sono, cioè sono, non c'è una stanza in più. E mia sorella ha detto perché non ti fai nello sgabuzzino il tuo studio, visto che è abbastanza grande. E qui
sopra ci posso mettere tutte le cose che non mi servono, sapete, quei pacchi tipo Natale, tutte le cose di Natale, quelle cose che non servono. Mo' devo vedere. Per ora no, per ora mi tengo lo sgabuzzino anche perché bisogna pitturare, quindi è un casino, quindi no. E poi vedremo, magari ci faccio il pensierino. Poi, qua c'è una porta e si sale sulla terrazza. Ve la mostro un attimo così. Lì ci sono i fili per poter appendere le robe. Ed è abbastanza grande, sì, è quanto tutta la casa, solo che qua non c'è la porta, cioè non c'è la chiave, quindi devo mettere per forza qualcosa perché ho paura sempre dei bambini che vanno su in terrazza. E niente, questa è la mia casa. Ho già, sono andata a casa di mia mamma, gli ho rubato la stella di Natale e l'ho appesa alla mia porta, anche se volevo appenderla lì sopra all'arco, ma mi serviva la scala, ero troppe cose da fare, quindi ho rinunciato e l'ho appesa alla porta. Poi penso che appena finisco di sistemare casa, di pitturare tutto l'ambaradam che c'è da fare durante un trasloco, inizio ad addobbare casa per Natale. Non vedo l'ora. I miei amici mi prendono in giro, cioè, la mia amica Jessica gli è venuta la nausea già da adesso per il Natale, perché lei non ama il Natale. Io invece lo amo, si è capito, visto che ne faccio più di 25 tutorial di Natale. E quindi niente, io spero. Ora ve l'ho mostrata così la mia casa. E poi man mano che la sistemerò, ve la mostrerò bene. Ora sono molto 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 incasinata perché tra campagna, che vi ho detto, no? Che lavoro in campagna e adesso mi devo dividere tra campagna, scuola, perché è iniziata la scuola, tra l'altra, la campagna dove lavoro di mia suocera, ho un'altra campagna che già voi avete visto sul canale e ieri, proprio ieri, hanno iniziato a fare le fondamenta e quindi c'è lo scavo per poter poi fare la casa, quindi campagna, scuola, casa mia, vera, 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 e casa questa qua che sto in affitto, no, non vi dico come sto stressata, proprio stressata. Però sono felice perché comunque ho la casa mia. Ok, questa è in affitto, però momentaneamente ci stiamo qua. E poi fra qualche anno, perché comunque ci vuole un po' di anni, 1 o 2 anni, finché non si costruisce proprio la casa nostra. E me ne andrò lì, però comunque ora sono ancora da mia suocera, però vedete, la mattina porto i bambini a scuola e poi torno qua e faccio, insomma, devo pulire, dobbiamo fare le altre cose perché c'è tanto 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 da fare adesso. Però sono felice, ho casa mia in affitto, ma avrò la casa mia vera e propria, ma comunque sono a casa mia anche in affitto, però a casa mia adesso posso dire casa mia, quanto mi è mancato dirlo. Comunque, spero che la mia casetta vi piaccia, che vi ho tenuto compagnia e io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!